Benvenuti ad una nuova puntata di Spazi, Appunti d'arte, Spazi e Coabitazioni Possibili. Oggi abbiamo una nuova ospite, Elena Forin, è una critica, curatrice, si occupa di arte contemporanea e, come vedremo, ha una carriera abbastanza diversificata e ricca, pur essendo appunto molto giovane, però ha esperienze sia in campo pubblico, ha curato molte mostre, come ci racconterà, all'importante Museo Macro di Roma, e poi ha tutto invece anche una parte della sua carriera, della sua ricerca, legata a spazi più intimi, più privati, anche alla sua stessa abitazione. Quindi oggi appunto parleremo nuovamente di spazi, di come l'arte può occupare spazi diversi tra di loro, e quindi grazie di aver accettato l'invito, Elena, e Grazie a voi per avermi invitata. quindi partirei subito con una considerazione. Come sai, appunto, il titolo del ciclo di interviste è Spazi, e coabitazioni possibili. Nel tempo ti sei confrontato con progetti di arte partecipativa, in cui i termini, appunto, spazi e coabitazione si legano al gesto di un'azione allargata e direi collettiva spesso. Probabilmente però non tutti sanno, chi ci sta guardando in questo momento, che cos'è un progetto di arte partecipativa. Quindi vorrei partissimo da questo punto, e vorrei anche che portassi degli esempi concreti e dei progetti che hai ideato e curato nel tempo. Ok, un sacco di roba in Esatto. pratica. Allora, le pratiche sociali e partecipative sono un universo molto complesso che secondo me si definisce, nonostante ormai siano in corso, avvengano da anni, però io credo ancora che si definiscano di progetto in progetto, perché ogni progetto che è stato fatto ha toccato momenti, specificità e dinamiche diverse. Sostanzialmente, l'idea è quella di avere un'autorialità condivisa, cioè l'autore dell'opera è l'artista, può essere anche un curatore, cioè c'è anche un po' una ridiscussione, una messa in discussione delle figure, che siamo abituati a intendere nel mondo dell'arte, e queste figure sono gli attivatori, creano una cornice, di riflessione che investe la comunità o una parte di comunità. Che è chiamata ad intervenire, per cui quello che viene prodotto è il risultato di un'azione di mediazione con la comunità, con la società, con appunto una porzione di pubblico. Non è semplicemente un'interazione tra l'artista e il pubblico normale del mondo dell'arte, è proprio intervenire con un'analisi nel tessuto sociale per capire quali sono le difficoltà oppure anche i desideri che una società racchiude dentro di sé, di cui spesso non ha consapevolezza e che possono essere liberati appunto attraverso un lavoro di gruppo che è volto a produrre un'opera che sì, sia un'opera d'arte, ma che sia un'opera d'arte che corrisponda anche a delle funzioni sociali e civiche che una comunità può, di cui una comunità può avere bisogno. Questo è tutto molto molto teorico e mi rendo conto che detto così vuol dire tutto e non vuol dire niente. C'è una quantità enorme di progetti e moltissimi di questi progetti sono super interessanti e anche molto divertenti. A quello che mi piace è proprio che puoi andare a toccare davvero tutte le sfere del possibile. C'è un progetto a cui io partecipo proprio appunto come partecipante, è un progetto di Pablo Helguera che si chiama Vita Vel Regula, sono le regole della vita. Siamo in 50 persone in tutto il mondo e questo progetto nasce dal fatto che lui a un certo punto ha trovato da qualche parte un quadro con un ritratto e questo ritratto rappresentava l'abuela Luisa, sua nonna Luisa. Di questa persona però lui non sapeva sostanzialmente nulla se non il nome e da lì ha pensato che le storie che ciascuno di noi vive devono essere tramandate, devono essere raccontate in modo che il tempo che ciascuno di noi viviamo possa essere tradotto e i posteri in qualche modo possano averne consapevolezza.
Perciò c'è un sistema di buste che devono essere aperte e dalla prima all'ultima, l'ultima è nel 2098, quindi è un progetto pensato davvero per i posteri, deve essere affidato a qualcun altro che porta avanti quello che io e gli altri partecipanti abbiamo iniziato a fare. Nell'aprire queste buste, appunto, che si aprono in maniera successiva e progressiva, seguendo la sequenza del codice di Fibonacci, quindi per interventi inizialmente brevi, ma poi sempre più distanti nel tempo, in queste buste ci sono dei foglietti che ti chiedono di ascoltare un pezzo di musica, normalmente musica classica, fanno una riflessione e da questa riflessione poi viene chiesta un'azione. Ad esempio c'era l'atto semplice di ritagliare un foglio di giornale oppure di raccogliere qualcosa di vivo. Io ricordo di aver messo dentro questa busta una pianta spontanea del mio giardino e lasciarla lì insomma, per dare testimonianza di quello che era la vegetazione spontanea nel momento in cui l'ho raccolta. Come raccogliere qualcosa che una ciocca di capelli c'è stato a un certo punto, per cui sono andata al parrucchiere, mi sono fatta tagliare una ciocca di capelli e ho inserito anche lo scontrino di quel taglio per dar conto anche di quanto poteva costare in quel periodo un taglio di capelli, insomma. Questo è un progetto che io poi lascio a mio nipote che non era ancora nato, ma mia sorella aveva scoperto da pochissimi giorni di essere incinta e quindi avevo pensato che questo fosse il mio patrimonio per lui. Quindi lasciare la traccia di questa memoria, di quello che stava succedendo a me, ma anche alla società in cui io sono vissuta, al mondo in cui io sono vissuta, a qualcuno che si accingeva a crescere, a nascere, ad entrare nel mondo, appunto, che ha dato origine anche a questo progetto. Quindi, scusa se ti interrompo, in questo caso appunto lo spazio non è qualcosa di fisico, ma veramente qualcosa di partecipato a livello internazionale, tra l'altro, quindi diventa qualcosa di appunto quasi una nebulosa lo spazio, non è qualcosa di identificabile. Esatto, spesso si tratta di progetti che tendono a mettere insieme la comunità, intendendo la comunità anche come uno spazio distribuito sostanzialmente ovunque. C'è un progetto che ho fatto io, che ho attivato io, prima no, vi accennavo al ruolo dell'artista, ma anche del curatore, del critico, che possono creare progetti partecipativi. Questo perché non si accavallano le figure dell'artista e del curatore. La produttività, l'immaginazione che viene prodotta, l'immaginario che viene prodotto è in mano a tutti. Noi siamo dei mediatori che creano una cornice all'interno della quale si possono creare tutte queste esperienze in maniera consapevole per chi le partecipa, che quindi può attivare poi un percorso di riflessione. Vi dicevo di un progetto che ho attivato io, nasce anche in questo caso da un evento personale e che mi ha fatto riflettere molto su quanto questo evento personale potesse essere invece un evento condiviso da molti. La mia famiglia ha vissuto a un certo punto una situazione drammatica, che è quella di perdere una persona in un attentato, che era quello di Barcellona, sulla Rambla, e allora ho pensato che questo evento accaduto a mio cugino potesse accadere sostanzialmente a tutti, finché non ti tocca da vicino rimangono sempre delle situazioni astratte, anche se sono vicine a te. E ho pensato che la sua fine e la fine di tutti coloro che sono morti ingiustamente all'interno di questi atti di odio dovesse avere in qualche modo un senso, trovare una sua dimensione. E ho pensato che se la comunità che si esprime con l'odio ha questi modi per rendersi visibile, anche la comunità di chi crede nella pace dovesse potersi rendere evidente. E chiedo a chi crede in questi valori, che sono i valori su cui si basa una società etica, civile e giusta, secondo me, di fare un'azione molto semplice. Chiedo di farla su due canali, uno nel mondo reale e l'altro sul mondo dei social, che è sempre di più evidentemente l'altro panorama in cui noi ci muoviamo ogni giorno. Luca Russo, mio cugino, aveva gli occhi azzurri. Ho scoperto che blu è il colore della pace e quindi chiedo a chi si riconosce nella comunità ideale fatta e basata su valori di condivisione, di pace e di amore, di piantare fiori o semi
di piante di fiori blu e poi di fotografare ogni qualvolta li trova nello spazio appunto questi fiori e di postarli sui social con l'hashtag Blue Love Connection. Quindi questo è ad esempio un'altra forma, ecco, di coinvolgimento di una comunità che si estende in uno spazio che è esteso al mondo potenzialmente. Questo è un progetto appunto che conoscevo, sai Elena, è veramente molto interessante e poi tocca delle corde intime e in realtà anche collettive, perché nel senso appunto sono lutti collettivi che appunto si possono esprimere a vari livelli. E, per nell'individuare appunto, ad esempio, prendiamo come esempio a caso studio quest'ultimo citato, per individuare le persone che prenderanno parte appunto a questo movimento collettivo, a queste azioni collettive, guardi al mondo dell'arte, quindi appunto ai famosi addetti ai lavori, o ti piace allargare nel senso il campo e andare appunto a coinvolgere chi solitamente è estraneo a questo tipo di contesto? Questi sono progetti che riguardano chiunque, che sono destinati a chiunque, non c'è un pubblico che si deve scegliere, ma è appunto l'insieme delle persone. Questo perché appunto progetti di questa natura vanno a toccare non dinamiche necessariamente nel mondo dell'arte o che appartengono alla ricerca visiva o estetica legata appunto alle indagini visive, ma di solito tocca argomenti che sono, se non universali, comunque che cercano, che trovano una propria base nella vita intesa in senso completamente trasversale. E cerchiamo di cambiare un attimo argomento. Come dicevo, tu hai avuto un'importante esperienza al Museo Macro di Roma per diversi anni e adesso in realtà stai seguendo anche un progetto, come dicevo all'inizio, chiamiamolo più intimo o comunque all'interno di uno spazio molto diverso, che è quello della tua abitazione. Io ho partecipato appunto ad alcuni di questi tuoi appuntamenti, di questo progetto che in realtà dura da anni. Vorrei parlare con te appunto di questo cambio di passo e cosa significa occupare attraverso una ricerca la propria abitazione. Certo, allora, diciamo che in realtà ci sono anche i progetti partecipativi, anche quando si estendono, presuppongono un grande livello di intimità, perché l'obiettivo è proprio quello di creare una connessione intima tra le persone che partecipano, e allargare la base di questa partecipazione è un meccanismo altrettanto intimo, cioè la forza di un messaggio che ci spinge a partecipare a un'iniziativa che riteniamo importante, che ci permette di esprimerci e che ci permette di dare un contributo e di sentirci membro responsabile di una società. Tutto però appunto nasce da da una condivisione intima di qualcosa appunto che riteniamo nostro in senso profondo. L'idea ospitare progetti artistici a casa mia nasce da un lato da un'abitudine familiare, perché ho la fortuna di essere nata in una famiglia di collezionisti che ha sempre ospitato artisti, curatori, critici a casa, e nell'intento di condividere, di parlare, di risolvere problemi e trovare nuove strategie. E lo ha fatto nell'informalità di una casa normale della provincia veneta dove sono nata. Ecco, in quelle serate, in quei pranzi, in quelle cene appunto così spontanee e così informali, però ho visto nascere tanti progetti e tante mostre. Mi sono convinta che ecco, non ci sia solo un canale ufficiale e diciamo formale, non so, istituzionale, ecco, per raccontare l'arte contemporanea, ma che anzi la dimensione domestica possa dare quell'immediatezza che alle volte perdiamo quando siamo in circostanze più appunto ufficiali.
Per cui ho deciso di fare Today Special. Today Special è il nome del piatto del giorno, di solito, è il modo in cui si identifica il piatto del giorno negli Stati Uniti nei menu dei ristoranti. Il piatto del giorno è l'artista e le persone, gli ospiti che io invito a condividere la selezione di opere che presento a casa mia. Faccio un pranzo che condivido appunto con l'artista e con altre 5-6 persone, tutte appartenenti al mondo dell'arte, ma che hanno ruoli e figure diverse all'interno del sistema. Questo per far sì che la conversazione sulle opere, sulla ricerca dell'artista possa avere appunto, possa nutrirsi di vari punti di vista, per cui curatori indipendenti, curatori invece che appartengono al mondo museale, giornalisti, mondo della comunicazione, social media manager, abbiamo avuto il mondo delle aste, gallerie, però non la galleria che rappresenta l'artista, qualcuno che appartiene al mondo del mercato, diciamo. E questa è una prima fase, appunto, in cui ti ritrovi intorno a un tavolo e nell'informalità di un pranzo riesci a condividere delle idee, dei pensieri sinceri, sostanzialmente, sul lavoro che hai di fronte, senza aver Il cibo paura. poi aiuta, il cibo aiuta sempre. Il cibo aiuta tantissimo. E quindi, insomma, c'è anche la nascita di magari di critiche, di ragionamenti non necessariamente a supporto, che però, appunto, nella semplicità di una conversazione domestica possono avere la libertà di esprimersi senza che questo possa creare un conflitto, insomma, per cui spesso abbiamo avuto conversazioni molto molto utili per andare a identificare anche nodi critici importanti per la ricerca degli artisti che ho coinvolto. E poi fino all'anno scorso, quindi fino a prima del Covid, aprivo in realtà poi la casa a chiunque a Parma, in città o da fuori città, volesse venire a vedere e a conoscere l'artista. Per i primi 100 c'era una birretta e chi voleva poteva venirsi a bere l'aperitivo a casa mia, entrando in casa, lasciando solo il proprio nome, giusto per avere una traccia di chi mi entra in casa e avendo la libertà di poter vedere delle opere e di poter incontrare un artista e di potergli chiedere tutto quello che gli passava per la testa. E anche questo è stato estremamente utile perché magari un museo o una galleria intimoriscono l'ingresso, no, delle persone. Invece andarsi a bere l'aperitivo in una casa, a casa di una che ti abita nel quartiere, magari ti è più familiare come cosa e non hai paura né di entrare né di chiedere qualcosa anche se tu non appartieni a quel mondo lì. Per cui in realtà abbiamo avuto commenti da non addetti ai lavori che sono stati estremamente illuminanti, ecco. Come spesso succede, perché in realtà è uno sguardo laterale che può aprire strade appunto inedite, inaspettate, a differenza appunto di noi che comunque frequentiamo questo mondo quotidianamente. E spesso appunto un passo laterale può essere molto utile. E come dicevo prima, io ho partecipato a più di una di queste esperienze. E come si sono utili sia per il pubblico di addetti ai lavori che di non addetti ai lavori, ma credo anche per appunto l'artista stesso. È veramente un salotto, ma conviviale e veramente in cui tutti possono accedere in qualche maniera. Si va a cancellare quella che dicevi tu, quella soglia che spesso c'è, ad esempio, per una galleria, per un museo, per un luogo comunque istituzionale che in qualche maniera rende difficile l'ingresso appunto all'interno di un sistema, di una società che, diciamoci la verità, spesso respingente anche, nel senso non è del tutto accogliente. Sì, questo senz'altro, però mi spiace che passi, avendo lavorato anche per musei, all'interno di musei di istituzione e di istituzioni, diciamo che l'obiettivo è sempre quello di allargare il pubblico, no? Quindi di portare il messaggio in maniera sempre più allargata. Per cui mi spiace che passi l'idea che servano delle competenze specifiche per andare a vedere una mostra di arte contemporanea. In realtà il bello dell'arte contemporanea è che non ti serve proprio niente e puoi entrare e mettere in discussione tutto, prima di tutto te stesso. Quindi senz'altro è un processo magari un po' che ti mette in discussione, è anche faticoso, non è scontato.
Però non serve sostanzialmente alcuna competenza per mettere in gioco lo sguardo e la mente, per Sono cui. d'accordo, però sarei d'accordo anche tu nel sostenere che non tutti, diciamo, ti mettono a proprio agio. Ah, no, beh, poi c'è uno snobismo, è pazzesco, Esatto, per cui insomma. esatto. E quello è quello distante, nel senso, quello spaventa, comunque quello è fastidioso, può essere fastidioso. E quindi nel momento in cui appunto subentra il fastidio, c'è una distanza naturale che si viene a creare. Sì, è verissimo, è vero. Purtroppo è così. Continuiamo a parlare di spazio, però di geografia. Appunto, prima abbiamo detto che tu hai lavorato per un lungo periodo a Roma. Ti sei poi trasferita, quindi capitale italiana, metropoli, città internazionale, con tutti i suoi problemi, ma comunque città internazionale. Ti sei spostata dove abito anch'io, a Parma, una città che ha una tradizione culturale importante e la mantiene, però è comunque orgogliosamente, secondo me, una città di provincia. Cosa significano questi due spazi diversi? Come si ci rapporta come curatori, come pubblico, eccetera? Ma allora, intanto preciso che anche quando lavoravo a Roma al macro, non mi sono mai definitivamente trasferita, ma sono sempre stata una curatrice con la valigia in mano, quindi sono sempre andata avanti e indietro. Questo perché il nostro lavoro è fatto un po' così, no? Devi sempre muoverti tra le tue basi lavorative e la ricerca. O concettuale, quindi andare a cercare artisti, a trovare artisti, a vedere i loro studi, oppure a cercare realtà dove presentare i tuoi progetti, Certo. incontrare persone, eccetera, eccetera. Quindi io in realtà abitavo a Parma anche quando lavoravo a Roma. È stato faticosissimo, però sono stati degli anni indimenticabili. E la provincia l'ho scelta nascendo in una provincia ancora più piena di quella che vivo adesso, perché io sono nata a Bassano del Grappa, mi sono trasferita poi a Bologna per studiare perché ho fatto il DAMS e poi mi sono trasferita qui quando ho iniziato a lavorare facendo da assistente in una galleria d'arte qui di Parma e a lavorare da un lato alle archiviazioni, da un lato ai progetti espositivi. A me questa città ha dato la grande spinta sempre al movimento, da un lato, perché chi abita in provincia sa che non è al centro di quello che succede. E ho notato che alle volte tanti nostri colleghi che stanno invece in città fanno un po' più fatica ad andare a cercare quello che succede fuori. Non tutti gli artisti, non tutti i musei che fanno un buon programma, non tutte le gallerie che fanno un buon programma sono a Milano, a Roma, o a Napoli, o a Venezia, o a Torino. Un esempio su tutti, voglio dire, Galleria Continua è nata a San Gimignano, che di sicuro non è una metropoli, per cui insomma, questo è uno di tantissimi esempi possibili, ma potremmo citare musei e collezioni, fondazioni e quant'altro che fanno programmi ineccepibili e non si trovano in Ricordiamo, Galleria Continua è una delle gallerie più importanti a livello mondiale. Esatto, per cui insomma oggi ha sedi ovunque nel mondo e voglio dire è partita e ha un forte nucleo anche oggi a San Gimignano dove sono nati i suoi fondatori e dove è nata la prima galleria. Dall'altra parte la provincia e Parma per me sono un luogo dove potermi chiudere, tra virgolette, a studiare, però è anche un luogo in cui è molto facile avere relazioni con chi si occupa dello stesso settore di cui mi occupo io. Non è un caso che io, tu, Valentina Rossi, Marco Scotti, cioè ci conosciamo tutti quanti, siamo tutti operatori all'interno dell'ambito dell'arte contemporanea e questo favorisce assolutamente lo scambio, il dialogo e la condivisione dei progetti e anche l'elaborazione di strategie, per cui c'è un'immediatezza data forse anche dalla facilità di incontrarsi, di vedersi, che è senz'altro produttiva e generativa. Per cui, se pensi a quante cose abbiamo pensato da quando ci conosciamo, insomma, credo che sia un filtro
abbastanza potente quello dell'essere in un contesto piccolo, e la facilità di produrre, di realizzare, di attingere a manodopera, a realtà che puoi facilmente coinvolgere, anche perché si appassionano facilmente ai progetti artistici, ha un altro grandissimo vantaggio, insomma, per cui la provincia per me è forever. E sono una provinciale che si sposta continuamente verso le città, cioè deve esserci un equilibrio tra i due aspetti, secondo me. Il mainstream, dove succede tanto e dove succede tanto di interessante, ma non solo dove non ci sono solo esperienze interessanti, e invece la provincia e i contesti più piccoli, dove viene messa in atto la radicalità del pensiero tanto quanto in città, insomma. Concordo con te anche, perché avere la mia base appunto in provincia, sono molto legato a Parma, e però riuscire a spostarmi, poi siamo fortunati noi che abbiamo molto vicino Milano, tra le altre cose, quindi che insomma è il baricentro oggi dell'arte contemporanea, forse in Italia. Sì, ma quindi, poi siamo a metà strada tra Torino e Venezia, riusciamo a Bologna. Un attimo, Bergamo, cioè io penso anche ai musei, anche che in questi mesi hanno fatto la differenza, che hanno prodotto contenuti, che hanno fatto cose, cioè sono tutti qui nei paraggi, e a raggiungere Roma da qui non è neanche una grande distanza, per cui insomma l'idea di essere in una nazione piccola, per quanto lunga, ci consente nei punti in cui, cioè, di muoverci abbastanza agevolmente, ecco, e quindi e la provincia regala storie indimenticabili, al pari della città, ecco, per cui insomma poter rilevare, raccontare e muoversi facilmente è senz'altro qualcosa che non ha prezzo, insomma, che non tutti possono dire di avere. Sì, ti vorrei fare altre domande, ma dopo sforiamo con il tempo. Una brevissima domanda, velocissima, visto appunto che hai citato comunque la situazione contingente della pandemia. Lo spazio della rete, visto che anche tu hai lavorato per una galleria, per un progetto appunto specifico durante appunto il periodo di lockdown, come lo hai visto? Secondo te come il mondo dell'arte ha usufruito di questo spazio, costretto ad usufruirne in questo periodo? Ma allora, ho lavorato sia un progetto specifico per una galleria, e questo progetto si è svolto solo online, e non è stata una mostra canonica, diciamo, quindi non abbiamo ricreato un'esposizione all'interno di una struttura 3D, di una pianta 3D della galleria. Abbiamo cercato di costruire l'indice di un libro le cui pagine raccontavano il modo di intendere lo spazio e il tempo nelle voci degli artisti che erano stati coinvolti. Dall'altra parte ho anche lavorato a una fiera che è Arte Verona, e che quest'anno si è potuta svolgere, come tutte le altre fiere, soltanto nella propria dimensione digitale. Non lo so, ormai è passato un anno da quando siamo in questa situazione, e diciamo che ho assistito a diversi ritmi di lettura, più che altro, almeno per quanto riguarda me. C'è stato un inizio in cui partecipare, leggere, vedere, cercare tutto, momenti in cui invece c'è stato bisogno di distanziarsi da tutto, perché questo flusso del digitale ha degli incredibili vantaggi e dei terribili punti deboli. Diciamo che può essere un ottimo strumento, può essere un modo per raggiungere molte persone, è difficile mantenere l'attenzione e garantire la qualità dei contenuti, per cui ecco, è difficile districarsi in un mondo in cui viene prodotto comunque tantissimo e che continua a produrre tantissimo, per cui non lo so, ci vorrà un po' di tempo, secondo me, anche per tradurre quello che sta succedendo e per leggere l'esperienza digitale di questo tempo. Di sicuro, quello che posso dire è qualcosa su cui ho iniziato a confrontarmi anche con le mie colleghe di La Rete Art Projects, che è una piattaforma di curatori ed è
il filtro attraverso cui sono anche entrata nella ricerca delle pratiche sociali e partecipative, ecco, con loro mi sono confrontata perché, ecco, è arrivato il momento, senz'altro, è urgente stabilire una regola, stabilire un percorso di studi all'interno delle pratiche digitali artistiche, perché oggi, cioè, come 10 anni fa tutto era site specific e c'erano milioni di etichette all'interno di questo grande contenitore, ecco, anche all'interno delle pratiche digitali ci sono tantissimi approcci e tantissime modalità, e pubblicare una foto non è una pratica digitale, secondo me, non è una pratica artistica. Quindi c'è bisogno di fare un po' di ordine, ecco, questo è quello che posso dire. È il momento per fare il punto critico e per fare ordine all'interno di questa categoria, che senz'altro oggi è importante, è un linguaggio e un canale di ricerca importantissimo. Sì, potremmo continuare a parlare per questa, sì, esatto. Però è qualcosa con cui, come dici tu, probabilmente dobbiamo ancora metabolizzare e dovremo fare i conti, forse ancora presto, ma saremo costretti. E Elena, grazie mille della chiacchierata, e ti ringrazio appunto per aver partecipato ad Appunti d'Arte. Tra l'altro il prossimo ospite sarà Alessandro Sambini, oh, artista che tu conosci molto bene, con cui, certo, a parte essere un amico di entrambi, hai lavorato e stai continuando. Sto lavorando, esatto. Spero che ti racconterà, esatto, il progetto che stiamo seguendo, perché è straordinario. Sicuramente, anche perché anche quello parla di spazi. Eh sì, decisamente, e anche di dinamiche collettive, quindi sì, siamo in tema. Grazie a voi per avermi invitato, sono contenta di aver partecipato e spero, insomma, di aver dato qualche stimolo e qualche visione così interessante per creare qualche riflessione nuova sul mondo dell'arte. Grazie mille Elena, grazie. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.